Un gol su una palla inattiva, questo ha determinato che sul risultato di 2-0 tutto fosse tremendamente più complicato. Peccato non aver concretizzato la buona mole di gioco che è stata fatta nel primo tempo, anzi essere rientrato in uno spogliatoio perdendo per 1-0. Però molto probabilmente questa partita è stata determinata dalla maggiore concretezza della Juve che c'è stata soprattutto nella fase offensiva. Ecco Morgan, infatti la differenza è stata solo quella. Bonucci sbaglia, apre una pericolosa ripartenza, la Roma non segna, Tevez fa una giocata con uno dei vostri che perde Vidal, gol, uno dei vostri, mi sembra Castan, perde Bonucci, gol. Cioè la differenza è solo quella, il cinismo. Però il direttore ha detto: noi prima di oggi non abbiamo mai parlato dello scudetto, questa sera ci siamo resi conto di poter competere per questo titolo. L'analisi è corretta, nel senso che nelle situazioni dove la Juve ha segnato qualcosina abbiamo sbagliato. Non ci è successo spessissimo durante queste prime 18 partite di fare degli errori personali, e comunque quando sono stati fatti degli errori personali magari una volta uno, una volta l'altro ponevano rimedio e si manteneva la partita in equilibrio e poi si riuscivano a vincere o eventualmente a pareggiare. E con la Juventus purtroppo non siamo stati bravissimi a limitare le imperfezioni, questo ci ha penalizzato, però ripeto, per quello che riguarda il proseguo della stagione 8 punti sono tanti. Però è vero che sono tante anche le 20 partite che restano da qui alla fine, il cammino è lungo, noi dobbiamo assolutamente metterci in testa che abbiamo delle grandi qualità e che poi sul campo bisogna dimostrare di meritarsi i risultati. Morgan, è mancata anche un po' di lucidità in alcuni momenti, soprattutto nei leader che fino a questo momento hanno trascinato la squadra, De Rossi e Castagne, che vanno a prendere un rosso che costerà comunque nell'economia delle prossime partite. Guarda, quello di Daniele io tra l'altro non ho avuto nemmeno modo di rivederlo perché il fallo è compiuto dopo che chiedi di grossa e forse insomma, sarebbe stato il caso di non rischiare un intervento del genere, però sono situazioni di gioco dove, se voi ricordate bene, anche nel primo tempo c'è stata una lettura da parte dell'arbitro che ha penalizzato Chiellini soltanto con un giallo, ma questo non per... Sì, però ripeto, questo per rispondere alla domanda dove si metteva in discussione l'apporto dei giocatori più forti, quelli di maggiore esperienza. È una partita, la prima sconfitta dell'anno, è amara perché arriva contro la Juventus, uno scontro diretto, la Juve va più 8 e tra l'altro nelle proporzioni mi dà tremendamente fastidio aver preso 3 gol con una partita del genere. Quindi insomma, adesso non bisogna giudicare la partita nei singoli, ma bisogna assolutamente pensare a noi stessi come collettivo, a far gruppo e a rimettersi a lavorare nella migliore maniera, nella maniera più serena. Ti hanno dato fastidio anche i fischi, ti hanno fischiato e ti hanno anche offeso. Quelli, voglio dire, li ricevo in tutti gli stadi, in alcuni un po' più veemente, sono offese, altre no, poi vorrei fare una considerazione che poi io sono italiano e sono bianco lucidissimo, quindi questo tipo di atteggiamento non ha mai delle conseguenze, è una riflessione sul fatto di quando si parla di razzismo ed è una considerazione che ultimamente si fa molto più frequentemente ed è la considerazione più intelligente che qualcuno possa fare, non parlare di razzismo in alcune circostanze ma parlare di maleducazione o comunque di un uso e un costume che è italiano e che va bene così. Grazie.